prima domanda è quella che vede i manifesti a Cervinara sul volantinaggio, un'azione a nostro parere da fare. Molti ci chiedono il perché di tutto questo. Allora, come tutte le cose, noi stiamo cercando di far alzare il livello della civiltà nel nostro paese. Prima con una lotta, che c'è stata all'abbandono indiscriminato dei rifiuti, e oggi devo dire con grande soddisfazione che, il paese è pulito, si nota sempre meno questo abbandono indiscriminato di discariche addirittura abusive. E quindi siamo contenti di questo. Quindi si va adesso nel cercare di migliorare ancora ulteriormente il paese. Quindi stiamo facendo la lotta al volantinaggio selvaggio e mano a mano altre cose del tipo controllo della differenziata, il controllo dei sacchetti, la matricola ai sacchetti. Le cose vengono piano piano, però registriamo con grande soddisfazione dei netti miglioramenti. Un'altra domanda è inerente a Garanzia Giovane. 8 profili individuati dal comune sono profili e molti si chiedono: c'è clientelismo sotto? Sicuramente è una domanda, diciamo, come ce l'hanno girata? C'è clientelismo solo o ci sarà una graduatoria per dare questi 8 profili, dare questi 6 mesi? Non commettiamo il solito errore, quando si deve dare qualche possibilità a qualche giovane è meglio non darla, così non c'è clientelismo. Assolutamente ci sarà una sana competizione tra i giovani. Dispiace che non ci siano più possibilità perché noi preferiremmo dare possibilità a tutti i giovani che si trovano tutti in una condizione non invidiabile. E poiché noi siamo gli amministratori di tutti, pensiamo, quando adesso partirà il bando, di affidarci pure, perché no, a una commissione esterna, in ma maniera tale che vengano fatte le cose con piena trasparenza. Noi non abbiamo, diciamo, è antipatico pure privilegiare un giovane rispetto agli altri. Purtroppo quando i numeri sono numeri, vale a dire ci saranno dei criteri di selezione oggettivi ed obiettivi. Il palazzetto dello sport viaggia veramente a 1.000 per essere consegnato nei tempi stabiliti e con nostro veramente grosso sorriso i lavori, siamo stati con le telecamere, sono quasi ultimati, almeno il grosso è fatto. Questo è un grosso merito. Sì, è un grosso merito che abbiamo ottenuto, mettere a disposizione dei giovani, dei nostri giovani, e non solo dei giovani, perché in quella struttura potranno essere ospitati degli eventi di qualsiasi natura. Voglio ricordare che ha una capienza di 4-5 mila persone. Proprio ieri abbiamo approvato anche il progetto del completamento dell'area esterna per altri 160 mila euro. Naturalmente non basteranno per completare il tutto perché il complesso è veramente grosso. Con altri interventi successivi si potrà rendere quella struttura sempre più bella. Mi fa piacere delle vostre riprese, penso che vi siete resi conto di quello che stiamo realizzando. Una cosa che non esiste in Valle Caudina e che sarà il fiore all'occhiello della nostra comunità. Sindaco, arriviamo ai giovani, giovani che sono sempre a cuore all'amministrazione, però sembra che il forum per certi aspetti latita. Beh, i giovani inizialmente ponevano, c'è stato un periodo che ponevano il problema del capitolo di bilancio ed era una difficoltà oggettiva perché fino a quando non si faceva il bilancio di previsione non si poteva istituire questo capitolo ad hoc proprio per i giovani. Adesso l'abbiamo fatto, proprio ieri abbiamo fatto anche l'assegnazione delle risorse, dei fondi per i giovani. Non so a che punto adesso, diciamo, si trovano a livello di elezioni, oppure io dico semplicemente, lancio un appello ai giovani, adesso che ci sono le risorse, diamoci da fare, mettiamo da parte gli eventuali contrasti che ci sono, eccetera, eccetera, e cerchiamo di lavorare. Noi, la parte nostra, quello che dovevamo fare, l'abbiamo fatto. Adesso massima collaborazione e via le iniziative, datevi da fare.